e benvenuti a questa bellissima serata che è stata organizzata dal comune di Langherano in collaborazione anche con la società langheranese proprio per inaugurare quello che è una grande struttura fatta, come vedete proprio qui sotto ai miei piedi, di sintetico, una struttura formata da un campo ad 11 ed un altro a 7, veramente all'avanguardia, straordinari, che sono stati realizzati grazie ad un importante finanziamento dell'ICS che presto, tra poco, tramite i prossimi interventi, vi spiegheranno come è stato realizzato e come è stato ottenuto. Quindi partiamo subito e partiamo nella maniera più consona, quindi invitando qui accanto a me il sindaco di Langherano, Giordano Bricoli. Buonasera sindaco, a lei la parola. Buonasera a tutti, grazie, benvenuti a questa serata inaugurale, dove devo dire che l'emozione è molto forte, anche perché è una serata importante in cui riconsegniamo idealmente questo stadio, questo centro sportivo dopo questa ristrutturazione, questa riqualificazione molto importante dal nostro punto di vista. Speriamo che possa avere degli effetti significativi sulla comunità langheranese e soprattutto sul mondo sportivo di Langherano. Nel salutare tutti voi per la vostra presenza numerosa, vorrei esprimere un saluto, un ringraziamento a tutte le autorità presenti, le associazioni sportive di volontariato, le autorità ovviamente civili, militari e religiose. Un saluto ad Alessandro Massai, delegato dell'Istituto del Credito Sportivo, che ha cofinanziato questa iniziativa, a Paolo Braiati, Ivano Zantei della Federazione Italiana Gioco Calcio Regionale, a Franco Varoni, presidente provinciale dell'FIGC, ai rappresentanti delle associazioni amatoriali WISP, CSI, AIX, e un grazie particolare per la loro presenza al Parma Calcio 1913, al presidente Nelio Scala, a Pizzi, Maio, Manzani, ai quali vorrei che faceste un applauso perché la loro presenza ci onora moltissimo. E assieme a loro un grazie per la sua presenza a Gabriele Pin, che è un grande calciatore, oggi anche un grande allenatore, assieme a Prandelli ha guidato la nazionale anche recentemente. Quindi per lui un applauso di benvenuto. Inizio con alcuni ringraziamenti doverosi, scusatemi se sono un attimo lungo, ma alcuni ringraziamenti sono importanti, perché un'opera di questo tipo oggi, devo dire, molto bella, ma ovviamente ha necessitato di tanto lavoro, di progettazione, di applicazione, e quindi è giusto ringraziare coloro che si sono impegnati. Un primo ringraziamento va ai tecnici dell'ufficio tecnico comunale, e quindi all'ingegner Cortesi, all'ingegner Giordani e all'architetto Brugnoli, che hanno progettato e seguito i lavori di questo intervento. Un grazie alle ditte che hanno realizzato il lavoro in pochi mesi, rispettando la tempistica e facendo un lavoro, penso, di altissima qualità, e quindi va reso merito anche alle imprese, che sono Italgreen, Piazza SRL, Elettroimpianti, Pollice Verde, Geoverde e Piovani Fratelli. Anche a loro un ringraziamento e un applauso. Un grazie alla Langheranese per la collaborazione nella organizzazione di questa serata, per l'impegno negli investimenti e nella gestione di questa struttura, e soprattutto un grazie all'Essere Langheranese per il lavoro che sta facendo da 3 anni a questa parte. Ha preso in mano un gruppo di giovani del paese, un gruppo di appassionati sportivi, questa società sportiva la sta risollevando, e devo dire che lo stanno facendo con volontariato, con grande impegno, grande dedizione, e devo dire che i risultati si vedono qua dietro di noi, sono risultati di grande prestigio che danno grande orgoglio a Langherano. Quindi un grazie al presidente e a tutto il consiglio che va per il grande impegno che viene prodigato in questo senso.
Un ringraziamento particolare lo voglio esprimere a Paoletti Sergio, Marina e a Fabrizio Vescovi, perché sono quelli che poi materialmente fanno tutti i lavori, quindi un grazie anche a loro per l'attività che fanno. Grazie agli alpini, al complesso bandistico di Castrignano e al gruppo Maggioretti Orchidee che collaborano anch'essi all'organizzazione di questa serata. Infine, ma non per ultimo, un grazie all'amministrazione comunale, agli assessori e ai consiglieri, e in particolare all'assessore Anthony Monica e al consigliere Paoletti Hermes, perché hanno lavorato molto per la realizzazione di questo lavoro così importante. Grazie. Fatti questi numerosi ringraziamenti, devo dire, come dicevo prima, che sono molto emozionato perché si inaugura questo restyling un po' innovativo, la realizzazione di questo sintetico sul campo 11 e anche su quel campo 7 che è un po' più defilato ma che rappresenta un elemento di valorizzazione di questo impianto sportivo. E devo dire che con questa realizzazione, questo impianto che prima era quasi esclusivamente al servizio di Langhirano, diventa una struttura al servizio di tutto il territorio montano e pedemontano, perché è estremamente innovativa e estremamente adeguata a quelle che sono le esigenze di accoglienza delle squadre del mondo sportivo del nostro territorio. Un intervento importante dal punto di vista economico, che ha visto il superamento dei vecchi campi di allenamento, i cosiddetti sabbioni, sono stati alienati, le risorse sono state reinvestite qua per garantire ai ragazzi, soprattutto questi giovani, la possibilità di allenarsi in un campo, in un impianto sicuro, adeguato, quindi all'altezza delle esigenze attuali. Ma devo dire che non è solo un investimento materiale, ci tengo a sottolineare questo aspetto. Questo non è solo uno spazio, ma è un luogo che ha un'anima, quindi è un investimento culturale, è un investimento per questi giovani e per diffondere lo spirito sportivo, per fare in modo che lo sport possa essere un compagno di viaggio della crescita, della formazione e dell'educazione di tutti questi ragazzi, perché possano tenere lontani quei comportamenti a rischio e che possano, attraverso queste squadre, fare amicizia, fare attività di aggregazione, fare una vita insieme e crescere nel modo migliore attraverso un corretto stile di vita. Quindi è un investimento soprattutto per loro e per le giovani generazioni. E devo dire che con questo spirito collaboriamo con le associazioni sportive. Ho ricordato prima la Langhiranese, che è la squadra storica che tra pochi anni compirà i 90 anni di storia, e che, come vedete, ha un vivaio di più di 250 ragazzi, una squadra nel campionato di promozione, quindi una realtà estremamente importante per Langhirano e il suo territorio. Ma non c'è solo la Langhiranese, ci sono anche altri gruppi, dal Vengolì, l'associazione sportiva, che coinvolge tanti giovani a livello amatoriale, ci sono anche una squadra femminile, c'è il gruppo sportivo Pilastro, l'associazione sportiva Torre Chiara, e l'associazione sportiva di Cozzano. Quindi c'è un mondo sportivo a Langhirano al quale abbiamo dato una casa, un luogo nel quale poter esprimere al meglio le proprie passioni e la propria sportività. E chiudo dicendo che con questo investimento aggiungiamo un tassello importante a quella che è la grande passione, una grande tradizione storica, sportiva e calcistica qui a Langhirano, e ci auguriamo che questo tassello, questo impianto e questo investimento possa mantenere quello slancio in grado di appassionare ancora attorno al calcio e allo sport tanti sportivi. Grazie a tutti. Un augurio davvero importante, quello del primo cittadino Giordano Pericoli, che ringraziamo e che vedremo più tardi, ma proprio il sindaco ci parlava, insomma, dell'importanza di quest'opera finanziata dall'ICS, quindi come non chiamare qui accanto a me uno dei fautori di quest'opera, e stiamo parlando di Alessandro Massai. Buonasera Vittorio. Buonasera a tutti e grazie. Grazie al sindaco dell'invito. Ricordavamo con il sindaco prima che proprio più di 20 anni fa questo impianto è stato realizzato grazie a un finanziamento del credito sportivo negli anni 90. E siamo felicissimi di credito sportivo. Orgoglioso di essere qui a far parte di questo, alla realizzazione di questo progetto, per contribuire anche se in modo parziale al finanziamento. Stiamo portando avanti anche altri progetti con il comune e speriamo che questo sia il
un nuovo cammino che riprendiamo dopo tanti anni con l'amministrazione comunale per fare questo e l'altro nei prossimi anni. La ringrazio. Grazie a voi, buonasera. Dopo questo intervento siamo qui sul campo il presidente regionale della FIGC Paolo Braiati insieme al presidente della FIGC della sezione di Parma Franco Varoli. Due pezzi importanti del nostro calcio in particolare, poi mi raccontava anche Franco Varoli che lui è stato un dirigente, un allenatore storico proprio di questa società, quindi ci ha tenuto molto ad essere presente quest'oggi e sicuramente anche il suo intervento ricorderà dei momenti d'oro qui su questo campo. Prego. Buonasera a tutti. Io stamattina ero in un altro comune a protestare perché non veniva fine degli impegni. Questa sera mi trovo invece in un posto dove il comune ha fatto molto di più di quello che magari lì si può chiedere. Complimenti davvero. Finalmente qualcuno che parla non dei costi dello sport, ma considera lo sport un investimento. Questo è onore a chi lo fa e onore a chi ci mette la faccia la mattina alla sera. Io sono venuto qua, non mi ricordo se so che era molto caldo, ma non mi ricordo se era l'estate o primavera, dove appunto i dirigenti della società mi hanno un po' fatto vedere cosa stavano facendo. E quando mi sciorinavano i tempi, devo dire, ci credevo poco, anche perché oggi stiamo vivendo un periodo molto difficile, difficilissimo per queste cose. I comuni anche loro hanno i loro problemi, per carità, ma guai al mondo se si permettono di abbandonare lo sport. Io vi ringrazio dell'invito, sono molto qui molto volentieri perché per vedere anche dal punto di vista del manufatto direi che è una presunta che ho visto in questi ultimi tempi. E sono sicuro che sarà un investimento fatto per tutta la comunità. Ringrazio il sindaco, ringrazio la società che hanno fatto questa opera, il credito sportivo dell'amico Massai con cui ci sentiamo spesso e volentieri, e questa è la dimostrazione che stiamo andando avanti nonostante le tantissime difficoltà che ci sono. Grazie ancora. Davvero una grande ricchezza e onore a tutta la Milano. Ora la parola a Franco Varoli. Buonasera a tutti. Scusatemi, ma sono un pochettino emozionato. Qui a Langhierano ho passato tanti bellissimi anni nella società sportiva. Questa sera ho abbracciato e salutato tanti amici, giocatori, sono stati miei allievi, dirigenti, eccetera. E vedendo questo spettacolo, questi genitori, queste personalità, tutti questi calciatori intorno, questo fa onore a chi ha lavorato serenamente e seriamente per il bene di tutti. Io qui dico solo una cosa, devo ringraziare l'amministrazione comunale perché penso che sia una delle poche in provincia di Parma che abbia avuto la sensibilità che vi fatto. Scusate, sindaco, mi fate il mio complimento per la sua... Ministro, io ci vediamo tutti questo applauso, insomma, lo stesso. Concludo salutando e augurando alla Milanese tanti successi e colgo anche l'occasione per fare un grosso bocca al lupo al presidente Scala e alla sua società. Anche qui ci vediamo, grazie mille a entrambi. Proseguiamo quindi e chiamiamo qui sul campo l'attuale presidente della Langhieranese Riccardo Salati. È vero, tu hai il tifo, c'è qualche cosa che non va. Come si suol dire. Allora Riccardo, oltre a essere onorato, immagino, per questa struttura davvero straordinaria che va al di là di ogni aspettativa, perché davvero, come ricordavano anche poco fa negli interventi, in pochi possono dire di avere una struttura di questo genere. Ovviamente la domanda viene da sé. Adesso la Langhieranese, quindi parliamo della prima squadra, ha l'obbligo di arrivare in alto,
in alto, dove è anche questa struttura. Sì, qual è l'obiettivo di quest'anno e come sta andando questa stagione? L'obiettivo è fare un bel campionato, cercare di figurare bene e cercare di far divertire quelli, il pubblico che ci vanno a vedere. Io torno un attimo indietro, volevo fare due ringraziamenti. La gente che è venuta qua per vedere il nuovo impianto, quindi grazie per essere presenti. Ringraziamento alle autorità, presidente regionale, presidente provinciale, gli amici del Parma che sono venuti a trovarci anche loro, quindi per noi è un grande onore. Gabriele Pin, che è un grande calciatore e forse diventerà anche un grande allenatore, quindi grazie anche a lui. Diciamo che lo è già un po', lo è già, perché sì, sicuramente sì, ha affiancato benissimo. Sta studiando per diventare. Il ringraziamento più grande va al sindaco e tutta l'amministrazione comunale. Noi sono già 2 o 3 anni che parliamo con loro, sono 20 anni che l'anno dell'anno si doveva fare il sintetico, ogni anno si promettevano di farlo, però per vari motivi non è mai stato effettuato. Da quando è arrivato il sindaco, lui grosse promesse non ne ha fatte. Quando è stato il momento, però, lui ha detto ok, molto probabilmente faremo il sintetico e in effetti è stato fatto, quindi il ringraziamento più grosso va a lui. È vero, è vero, dobbiamo fare complimenti al sindaco di Lavagna, quindi nella speranza di vederla in gravese anche, non dimentichiamo le 11 squadre del calcio giovanile che disputeranno fino alle loro partite. Infatti volevo arrivare anche lì, noi sì, secondo me non si possono lamentare con una struttura del genere. Noi abbiamo 8 squadre del settore giovanile, prima squadra è Juniores, più la scuola calcio che quest'anno penso siano 45-50, quindi arriveremo ad avere 250 ragazzi. Quando il tempo non è bello, che piove, poi abbiamo la fortuna sia in questo campo che in quella 7 di potersi allenare sempre. Esatto, quindi non dovremmo telefonare ai genitori a dire allenamento sospeso perché si gioca sempre. Volevo anche fare una puntualizzazione, che questa struttura non è della Granese o del sindaco o dell'amministrazione comunale, è praticamente di tutta la comunità. Noi che gestiremo l'impianto per i prossimi anni, abbiamo già avuto dei contatti con le società amatoriali dilettantistiche qua della zona, quindi le porte sono aperte per tutti e tutti potranno usufruire di questo impianto. Questo volevo specificarlo. Davvero un gioiello e una grande risorsa per tutti. Grazie mille, Presidente. Grazie, buonasera a tutti. E allora proseguiamo e chiamiamo Rubens Piazza, il Presidente della S del Ventoli. Ecco qui, anche lui è al tempo, anche lui gioca in casa. Ciao Rubens, quindi anche per voi amatori sarà veramente un onore disputare gare in questa bellissima struttura e soprattutto poter vantare una struttura di questo genere. Sì, assolutamente, siamo a dir poco orgogliosi di essere questa sera, di inaugurare il campo, di essere la prima associazione amatoriale a calpestarlo e non vediamo l'ora di fruire di questa struttura. Mi associo ai ringraziamenti del Presidente della Granese all'amministrazione comunale e al Sindaco, perché è stata realizzata una struttura importante e secondo noi, parlo a nome di tutto il nostro gruppo, tutte quelle che sono le risorse versate nello sport non sono solo risorse messe a disposizione all'atto pratico dell'attività sportiva, ma sono di grande collante sociale. Quindi tutto quello che è sport è sociale e per noi questo è la cosa fondamentale. Grazie mille, allora grazie. In bocca al lupo per la stagione ovviamente. Ora arriva un momento davvero importante, non me ne vogliono gli altri, ma l'onore più grande per me arriva ora, che è quello di intervistare il presidente del Parma Calcio 1913, Nenio Scala,
di Gabriele Pieter, che è stato un grande giocatore proprio del Parma e che, come dicevamo poco fa, è allenatore in seconda di un grande come Prandelli, sicuramente diventerà presto anche egli un grande allenatore. Buonasera Presidente. Buonasera. Partiamo dal Presidente. Allora, lei come figura istituzionale quest'oggi rappresenta il calcio in tutta la sua, in tutte le sue forme, e soprattutto penso che per un parmigiano, per il presidente del Parma nel 1913, sia un onore poter dire che a Parma non c'è solamente il Bardini, ma ci sono altre strutture che veramente ci danno lode e ci danno grande orgoglio. Bene, buonasera a tutti. Un grande applauso al Presidente. L'Andirano è una città, un paese famosa in tutto il mondo per altre cose, però credo che questa sera diventerà famosa per quello che avete fatto. In un periodo in cui il cemento rosicchia terre agricole, consuma campi di calcio, l'Andirano ha avuto la forza, ma diremo anche la lungimiranza, di investire su qualche cosa che dà un futuro a questi ragazzi che noi vediamo qui dietro, ai quali faccio veramente un grandissimo in bocca al lupo. Io spero che qualcuno di loro, allenandosi in questa struttura meravigliosa, possa un domani anche calcare i tardini. Deluso dalle parole del sindaco, che ha considerato questa struttura, diciamo, un'opportunità per tutti e non ci ha invitato a partecipare a qualche manifestazione, non ci ha, e anche il Presidente si è un po' escluso. Io mi auguro che veramente questa serata sia l'inizio di un rapporto che sta nascendo, perché veramente il Parmacalcio è nato da poco, però ha un obiettivo molto importante, che è quello di incentivare e di promuovere le forze del territorio. Io mi auguro che veramente nasca questo rapporto e che il sindaco e il presidente della Rai Milanese ci possano ospitare quanto prima a poter usufruire di questa bellissima struttura. Di una grande collaborazione, perché ci hanno tenuto molto, in particolare il sindaco, ad averla qui, quindi significa che sicuramente il legame è molto stretto e molto forte. Ma io veramente sto un po' scherzando, però veramente sono sorpreso da questa struttura, mai mi sarei aspettato. Già Giovanni Mandani e Fausto Pizzi me l'avevano descritta come qualcosa di importante, però una struttura così bella e così diciamo straordinaria non me la sarei mai immaginata, quindi spero veramente che di essere quanto prima ospite per poterla anche assaggiare. L'accoglieranno presto, grazie Presidente. Diamo la parola quindi all'allenatore Gabriele Pieter. Buonasera Gabriele. Allora, tu hai visto tanti campi, posso darti del tuo, però insomma questo è degno di lode, o sbaglio? Sì, buonasera a tutti. No, io rischio di ripetermi, perché comunque il campo è un gioiello, anche il campo adiacente a 7 è un gioiello. Facendo una battuta sto pensando anche alle mamme, che saranno contente, visto che ci sarà meno fango e meno lavatrici per i figli. Considerato che un campo di questo tipo permette veramente di essere usufruito 12 mesi all'anno, e questo è importante per il miglioramento soprattutto dei bambini dal punto di vista tecnico, e anche credo che lo spirito della prima squadra allenarsi su una superficie del genere possa dare veramente anche una carica maggiore per il proseguo del campionato. Complimenti di Vincenzo. Assolutamente sì. Prima di lasciarti andare, una battuta sul tuo futuro. So che prima mi avevi detto di evitare, però io da buono giornalista questa domanda la devo fare. Sì, siamo stati vicini a una squadra, adesso siamo pronti, aspettando. Speriamo. Sì, niente Inter, mi dicevi, se De Boer non riesce a proseguire il suo cammino, non c'è l'Inter, niente. Va bene. Cioè, innanzitutto forza la Ghiera e forza Parma. Assolutamente sì. Grazie. Grazie. Anche per la sua simpatia.
della Magliaranese Salati, Riccardo Salati, eccoci qui, perché arriva un momento davvero importante, davvero toccante, oserei dire, che è quello di una premiazione. Una premiazione che possiamo definire storica, non mi sbaglio, Sindaco? Assolutamente storica. Quindi, simbolica. Esatto, chiamiamo qui con noi Franco Ferrari. Società. Ha cominciato giocando proprio nelle giovanili del Langhierano, poi è andato nelle giovanili del Torino, ma purtroppo qui ha avuto un pesante infortunio, sì. Una frattura al ginocchio, sì. Se non mi sbaglio, e questa frattura lo ha portato a dover abbandonare queste giovanili momentaneamente. Quindi che cosa ha fatto Franco? È tornato qui a Langhierano, ovviamente, e qui ha speso praticamente la sua intera vita. Non solo da giocatore, poi è diventato anche allenatore, è entrato nella dirigenza, è diventato tutologo, possiamo dire così. Istruttore addirittura, ecco. Cioè, siamo a livelli ancora più avanzati ed ora è ancora qui, quindi come dirigente è un po' un factotum, veramente, possiamo definirlo così, per ben 50 anni. E questo oggi viene proprio festeggiato per questo, per 50 anni in questa società. Complimenti davvero. A lei quindi viene consegnata una targa proprio dal presidente Riccardo Salati e dal sindaco. Ecco, la foto di Rico. Se la tenga stretta perché è una bella targa. Davvero complimenti al signor Franco Ferrari, a cui dedicherei un altro grandissimo applauso, perché 50 anni davvero sono una storia storica. Complimenti. Grazie a lei. Guardi, ha un super tifo, direi. Tra l'altro che avevo notato la scritta mister anche nel retro della tuta, quindi davvero un mister a tutti gli effetti. Ed ora passiamo alla parte religiosa di questa presentazione, di questa inaugurazione, e quindi chiamo qui con noi Padre Gianluca. Padre Gianluca avrà il compito proprio di benedire questa grande opera, questa nuova struttura. Buonasera. Ecco, chiederei un po' di silenzio. Silenzio, grazie. Buonasera a tutti, ci raccogliamo per questo breve momento di preghiera e di benedizione di questo bellissimo impianto sportivo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio mirabile in tutte le sue opere sia con voi e con il tuo Spirito. Preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Preghiamo. Salga a te la nostra lode, o Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Dà sollievo al corpo e allo spirito
e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questi spazi destinati ad attività ricreative accrescano il vigore delle membra e favoriscano la serenità dell'anima. Fa che tutti gli sportivi sperimentino nella realtà il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di violenza, promuovano la civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo. Dio, che infonde vigore ai corpi e luce alle menti, vi guidi giorno per giorno, perché in fraternità e letizia diveniate ambasciatori e testimoni di pace. Amen. E la benedizione Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Amen. Grazie dell'attenzione, buona serata a tutti. Grazie a lei, Padre Gianluca, grazie davvero. Ed ora passiamo al nostro inno, l'inno di Mameli. La prima parte, ascolteremo quindi il nostro bellissimo inno. Intanto chiedo alle autorità se possono passare da questa parte, così poi tra poco effettueremo proprio il taglio del nastro. Facciamo una sorta di limbo, ecco, improvvisato. Vediamo se parte l'inno intanto. Ecco il sindaco che si apprende a tagliare.
gioia, che proprio è, diciamo, il momento migliore per festeggiare una struttura come questa, un'opera così. Tutti i consiglieri della Lagheranese sono pregati di andare a relazionarsi al centro Spazio alla musica.